Vasto, ho passato Vasto, sono a nord di Vasto, grande Vasto. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. È vasto, vasto, e il vento non smette di placarsi. Fai la cacca, bravissimo. Mamma che freddo, affanculo, sole, esci, sole. Grande sta vallatina sul mare, eh? Guardate il cartello lì, com'è piccolo il cartello lì. Ma andrei a fare un giro giù, ma fa troppo freddo, porca puttana. Comunque, là è bello. Scusi lei, si potrebbe levare un po' più a destra? Non mico tanto, qualche chilometro più a destra e basta, io sono già a posto. Cioè, è possibile che deve essere proprio qui? Porca miseria. Da quel vicolino lì, poi si passa di qua, sembra tutto rifatto nuovo, anche di qua, è tutto la parallela pedonale di fianco all'Adriatica, proprio la strada statale che passa lassù, o è questa? No, mi sa che è proprio questa, quella lì. Dal sottopassaggio della stazione, dal lungomare, anche questo è rifatto tutto nuovo, la zona laggiù, adesso non si vede, al parcheggione grande di qua. Bello che sei te! Praticamente la via di prima che vi ho filmato con tutti i negozi, ci si arriva, ci sono vari passaggi, anche là più avanti ci sono dei sottopassaggi, però dai,
a piedi dal parcheggio dove sono io qua. Allora, io sono parcheggiato lì in questo parcheggio ghiaiato, che ovviamente solo d'inverno, d'estate c'è la sbarra 2 metri, poi c'è tutto il lungomare e nella zona là dove c'è quella siepe lì continua il lungomare con la pineta, e saranno lunghi mi sembra 3 km da una parte, vieni qua, e 3 km da quell'altra. Ecco, torna il gigione enorme, boh, sei bello. Ok, ci siamo spostati in quest'area sosta tranquilla, aperta, normale. Questa, vieni qui da me. No, te l'ho detto. Ok. E praticamente è un parcheggio con divieto di sosta, ad eccezione dei camper. Ci sono, non in tutte le piazzole, le colonnine per la corrente, che non ho capito perché è erogata solo dall'1 di pomeriggio alle 9 di sera. C'è scritto per i, perché sono stati i rialzi dei costi, vabbè. E niente, quindi la cosa figa è che c'è la, è tutto chiuso, non c'è una personale, qualcuno. D'inverno dal 1 ottobre si paga 5 euro al giorno, c'è scritto corrente inclusa. E la cosa figa è che c'è la casettina in legno chiusa con fuori un bacchettino coperto dove c'è scritto che devi prendere il tagliandino, la bustina, ci scrivi quanti giorni ci stai, quante persone sono, ci metti 5 euro dentro se ci stai un giorno, 10 euro se ci stai 2 giorni, 15 euro se ci stai 3 giorni, così via, la metti dentro tutto quanto e poi le imbuchi nella casetta. Non so in quanti lo faranno o pagano dove, non lo so, vabbè, io per 5 euro con la corrente, tanto è giusto per tenere cariche le batterie, che sono cariche perché sono a 12,6, 12,5, però io voglio stare sul sicuro e non le voglio mandare giù, perché più le mandi giù meno durano, quindi cerco sempre di tenerle cariche. Adesso ce le ho a 12,5, mi sembra, 12,6, e sono 3 giorni che praticamente non ho il sole e lo sto usando, uso il riscaldamento, carico il computer, quindi dai, la 200 ampere AGM va bene anche quella, perché se uno non ha tante utenze da servire. Quindi niente, ci fermiamo un altro giorno qua, visto che su danno ancora brutto tempo, specialmente Riccione, Rimini danno proprio meno 3, meno 4 la notte, invece qua di giorno si sta bene, ci sono, adesso sono, ho passato Sant'Elpidio, sono stato 2 giorni a Porto Sant'Elpidio e adesso siamo spostati un po' di più su, non mi ricordo come si chiama, Potenza Picena, e faremo un giretto anche qui, che devo andare a cambiare i soldi per metterci 5 euro nella bustina e cercare un forno per il pane. Vabbè, andiamo a vedere. Ecco, quello che vi dicevo prima, vedete, qui c'è tagliandini, le bustine, cartina o informazioni, e qui c'è la cosa, qui c'è la mia, e la buttiamo dentro, e chissà chi se la prende. C'è anche il segnalibro, me ne serve uno, andiamo un segnalibro, perfetto, basta. C'è la ferrovia, di là dalla ferrovia si va giù a 200 metri, c'è la spiaggia. Bella gente, siamo appena entrati di nuovo in Romagna. Piano piano ce l'abbiamo fatta risalire. Adesso facciamo altre 2-3 soste prima di ritornare nel paese natale a risalutare i parenti e poi vedremo come andremo a
benissimo, problemi ai freni, ma metà l'ho risolto da solo, chiamando il meccanico e sentendo un po' cosa potevo aggiustare. Adesso il freno praticamente quasi come prima, quindi andremo anche a fare quel lavorino lì e basta. Adesso vediamo, adesso usciamo a Riccione, andiamo a salutare Anubis che si è comprato il camperino anche lui, andiamo a vedere un po' come è messo con l'impianto elettrico dell'abitazione e diamo due consigli per quello che posso dare io con la mia esperienza che ho fatto a montare il 2010. E poi dovremo fermarci a Rimini, non lo so, vediamo, e poi si va a Castrocaro o da quelle parti lì, non so dove rimarrà Zama in questo periodo, vediamo. Bomba, per fortuna è uscito il sole, le temperature sono ancora un po' così di notte, però dai, da quest'altra settimana è messo bello, poi tanto quando vedrete questo video qui sarà già passato questo periodo e speriamo che sia già caldo.